Amici sportivi, appassionati di pallacanestro, amanti della Serie 2 Old Wild West, ben trovati con Ora Basket Live, il nuovo magazine settimanale in onda tutti i giovedì a partire dalle ore 19.59 sui canali nazionali di Media Sport Group. Vogliamo aprire insieme una panoramica sui fatti e i protagonisti della Serie 2 con il contributo di ospiti, di servizi filmati e di collegamenti. E cominciamo col presentare gli ospiti di questa prima puntata che sono presenti qui in studio. Il presidente della Blue Basket 1971, Stefano Mascio. Buonasera. E il coach del gruppo Mascio Treviglio, Michele Carrea. Buonasera a tutti. Diamo subito spazio al primo collegamento perché abbiamo la fortuna e la possibilità di far intervenire il massimo dirigente del movimento Lega Nazionale Pallacanestro, Pietro Basciano. Presidente, innanzitutto grazie per la sua disponibilità, per noi è un onore poter cominciare questa trasmissione con la sua presenza. Grazie a voi, un piacere essere con voi, iniziativa molto apprezzata, anche quello, il lavoro che state facendo, quindi benvenuto tutto quello che permette di dare visibilità alla Lega Nazionale Pallacanestro e alla nostra pallacanestro. Facciamo un passo indietro e celebriamo anche il 60% del pubblico ai palazzetti. È una cosa che vi soddisfa? Non è quello che volevamo noi, non avevamo chiesto e continuiamo a chiedere il 100% perché è un controsenso darci il 60% quando poi ci si chiede di avere il Green Pass e di vaccinarci. Però va bene, iniziamo, partiamo con il 60%, credo che l'obiettivo non era tanto un contesto economico come ho più volte detto, chiaramente anche quello, però è non continuare a tenere lontani dai palazzetti i nostri tifosi, i nostri appassionati. La strategia di Lega Nazionale Pallacanestro nel breve e medio termine qual è adesso? Ma guardi, sicuramente continuare nello sviluppo di LNP Pass, lo streaming su cui da anni ormai stiamo investendo, tutti i club stanno investendo e credo con risultati più che positivi. È migliorata la qualità tecnica, è migliorata l'immagine, stanno migliorando anche i cronisti, devo dire che negli anni passati qualcosina non andava, però stanno cominciando a migliorare anche quello e quello è bello perché vuol dire che i club si danno un grande affare. E dobbiamo migliorare sicuramente i rapporti di comunicazione che la Lega ha verso i club, dobbiamo migliorare all'interno della Lega forse un po' più di attenzione su alcuni punti che ci siamo lasciati indietro, ma non perché non volevamo guardarci, ma perché era giusto concentrarsi prima su quelle che erano le priorità e in questi due anni, queste due stagioni, sapete benissimo che le priorità erano quelle di ottenere il massimo da parte del governo, il massimo da parte della federazione e anche dal CONI. Ci siamo riusciti perché abbiamo ottenuto da decreto legge, l'avete visto, la Lega Nazionale Dilettanti ha ottenuto 6 milioni e mezzo di contributi per le spese sanitarie, credo che questo sia un grandissimo successo. Abbiamo ottenuto anche l'allungamento del credito d'imposta fino alla fine del 2021, ma l'obiettivo assieme agli amici delle altre leghe, quindi il Comitato 4.0, è quello di ottenere una permanente validità del credito d'imposta che vada a dare supporto ai nostri sponsor. E nella scorsa estate, nel grande movimento, nell'esplosione dello sport nazionale, c'è stato spazio anche per la Nazionale Olimpica, che ha molto pescato come serbatoio anche dalla Serie A2. Ma guardate, e voi Treviglio è un esempio pratico, anzi è una delle società che in tutti questi anni hanno sempre investito nel settore giovanile con grandissimi risultati. Se voi andate a guardare con attenzione anche nelle stagioni precedenti, i giocatori che la 2 ha lanciato nella serie superiore, i giocatori che la 2 ha lanciato anche in nazionale, e io credo che la 2 a tutto, con massimo rispetto della Lega A e dei club che partecipano alla Serie A, ma credo che la Lega 2, con tutti gli investimenti che i club hanno fatto in questi anni, abbia dimostrato che la pallacanestro italiana
se fatta con serietà, se fatta con passione, se fatta con attenzione, come i club di A2 fanno, può dare dei giovani validi, può lanciare dei talenti validissimi e non solo atleti, ma anche tecnici e dirigenti, perché non dimentichiamo che la Lega 2 ha lanciato anche dei tecnici validissimi e dei dirigenti molto validi. Tra i Notti ne è un caso. Tra i Notti, ricordiamoci che in A2 è stato per tanti anni, oggi è un punto di riferimento per la federazione e per la nostra nazionale. Quindi credo che la Lega 2 abbia tutti i meriti, si può tranquillamente dire di avere tutti i meriti di lanciare continuamente nuove figure nel panorama nazionale. Un'ultima domanda, se potesse esprimere un desiderio, adesso che cosa chiederebbe? Ma due desideri, mi permetto di prendere uno per me. Uno è quello di augurarmi che questa stagione vada avanti come meglio si può, ottenendo il 100% più presto possibile. Mi auguro già da gennaio, dicembre, ottenere il 100% degli ingressi. E il secondo desiderio è quello che ci sia più unione e più sinergia tra i club. Che ci sia più comunicazione tra i club, che sul parquet ci giochiamo le partite, si vince, si perde, possiamo argomentare e discuterne quanto vogliamo sull'errore dell'arbitro, l'errore dei giocatori, l'errore degli allenatori e così via. Ma fuori dal parquet, un minuto fuori, un minuto dopo la partita, fuori dal parquet e un minuto prima che inizi la partita, che ci sia più cooperazione, più sinergia tra i club. Tra i club verso la Lega, che ci sia più attenzione e più rispetto per il lavoro che ogni singolo club fa, ma anche per il lavoro che la Lega quotidianamente fa. Però non dobbiamo dimenticarci che la Lega non è una società singola, è la società di tutti i club e quindi tutti i club devono dare il loro contributo, tutti i club devono guardare un obiettivo comune. Quello di far sì che la Lega abbia sempre più forza e che la Lega abbia sempre più voce quando si siede al tavolo delle trattative, che siano esse federazioni, che siano esse governative o che siano esse anche con i sindacati dei giocatori. Benissimo, Presidente. Allora, sulla mission di cooperazione e sinergia, proveremo anche noi a dire la nostra, a metterci a disposizione. Ovviamente per lei un posto, una finestra sarà sempre, disponibile. Grazie ancora per la sua presenza. Alla prossima occasione e buon lavoro. Grazie a tutti voi, ringrazio il Presidente e mi auguro di incontrarlo il più presto e magari parlare di cose di contributi che lui può dare dalla sua esperienza imprenditoriale alla Lega Nazionale Pallacanestro. E grazie a Treviglio sempre per il grande contributo che dà alla pallacanestro italiana. Grazie davvero. Una degli strumenti che forse può essere anche gradito al Presidente è quello per questa cooperazione, per questa collaborazione tra le società e questa trasmissione. Presidente Stefano Mascio, Ora Basket è diventata Ora Basket Live, quindi è qualcosa di più. Sì, si è pensato a Ora Basket Live per dare uno strumento a tutte le società del nostro campionato, dopo soprattutto una ripartenza con il senza pubblico, con tutte le difficoltà che ci sono state con il Covid. Quindi noi abbiamo pensato a questo programma di basket. Il primo della nostra serie e che coinvolge tutte le società, che può dare visibilità a tutte loro. Allora, confidiamo anche noi con questa trasmissione di poter essere al servizio di questo movimento, di questa Serie A2. Diamo quindi l'appello alle società di mettersi in contatto per poter essere protagoniste ed essere collaboratrici di questo contenitore per dare ulteriore visibilità ed ulteriore energia alla nostra grande passione e al campionato di basket degli italiani. Benissimo, allora ci lanciamo a rivedere quella che è stata la seconda giornata del campionato di Serie A2, cominciando con il contributo filmato che ci consente di andare a vedere partita per partita i risultati di questo turno disputatosi nell'ultimo weekend.
Capodorlando ha perso in casa con Mantova 81-87, quindi Mantova ha il secondo successo consecutivo, mentre Torino ha battuto Milano 88-70, punteggio piuttosto netto. Per quanto riguarda la formazione di Piacenza, nel derby lombardo la Beccheri, Lombardo Emiliano, ha battuto Orzinuovo 101-89. L'altra formazione di Piacenza invece è andata a vincere in quel di Biella con il punteggio finale di 63-76, con Biella che è al secondo KO consecutivo. Udine Casale Monferrato, partita vinta dalla formazione friulana col punteggio di 71-55, che consente a Udine quindi di proseguire in vetta alla classifica. Queste invece sono le immagini di Gruppo Mascio Treviglio Trapani, conclusasi col punteggio di 86-70, mentre ha chiuso poi il programma della seconda giornata il match tra Pistoia e Cantù, punteggio 68-82 per la formazione Brianzola. Allora, presidente Mascio, contento del ritorno del pubblico al Palafacchetti, del clima che si è ritrovato? Sì, molto contento, e è stato emozionante rivivere le emozioni di più di 2 anni fa, quanto alla fine è stato interrotto bruscamente con il Covid. È stato molto emozionante. Michele, in un certo senso le vostre interviste, vostre dei giocatori fino all'anno scorso, avevano come leitmotiv ci manca il pubblico, ci manca il clima, e non era proprio solo un modo di dire. No, io penso che si sia visto anche nel giocato, il nostro mestiere è finalizzato a dare emozione, attraverso la televisione o i media si può fare, ma non è mai come si fa faccia a faccia con i nostri tifosi. Ci danno energia, ci danno tensione agonistica, e penso che lo spettacolo poi che possiamo offrire con l'energia dei tifosi è uno spettacolo completamente diverso. Allora adesso cerchiamo di fare il collegamento, anzi chiamiamo il secondo ospite di questa serata come collegamento esterno, vale a dire il coach dell'Assigeco Piacenza, Stefano Salieri. Stefano, c'è il collegamento? Sì, sono qua, buonasera a tutti. Ben trovato, è un anticipo questo della sfida che ci sarà domenica al Palabanca di Piacenza, però parliamo di questa seconda giornata. Soddisfatto della vittoria in trasferta a Biella? Beh, certamente, perché diciamo che abbiamo centrato quello che era l'obiettivo nostro di venire di portare a casa 2 punti. Li abbiamo fatti con autorità, anche se siamo solo all'inizio del campionato, abbiamo avuto una buona coesione, una buona identità di squadra, e soprattutto diciamo che abbiamo fatto il break nei primi 2 tentini, dove abbiamo praticamente ipotecato la vittoria. Facciamo allora un altro salto al Palafacchetti e con il contributo filmato riviviamo quelle che sono state le emozioni del match tra Gruppo Mascio e Tubi Control Trapani. È stata la partita che volevamo per 33-34 minuti, nel senso che sapevamo che era difficile, sapevamo che incontravamo una squadra di talento costruita per altri obiettivi rispetto ai nostri, e purtroppo poi sono usciti i difetti che ci stanno un po' accompagnando, che stiamo cercando di limare. È una squadra innanzitutto profonda, allenata molto bene, ha talento incredibile in tutti i ruoli, esterni intercambiabili, ti può far male sul pick and roll, a tiratori,
quindi anche quando tu decidi di chiudergli l'area comunque rischi soprattutto sul tiro da tre punti, allunghi mobili che ti permettono di essere aggressivi, quindi è una squadra completa. Siamo riusciti a prendere la partita verso la fine del terzo, inizio del quarto, poi ci siamo spenti, ci siamo fermati in attacco e sbagliando delle cose abbastanza facili non siamo più rientrati con la stessa cattiveria in difesa e abbiamo subito questa cosa. Intanto è sicuramente sempre bello giocare qua, loro sono una squadra veramente con tanto talento, allenata bene, molto forte in tutti gli spot, dall'1 al 5, è tosta, io credo che loro faranno un grande campionato. We started playing D, communicating the right way, like we're supposed to, more so in the second half. We got stops and then we ran in transition, and that kind of opened the game up for us. I feel great, man. My teammates put me in good positions to score, so I want to give a lot of credit to them, and I still think, personally, I could have been more aggressive. Still feel like I can assert myself even more throughout the game. So yeah, because I knew we had to come out with some sense of urgency. I wasn't trying to go down 0-2 in the start of the season. So me being one of the leaders on the team, you know, they're gonna follow me. So I got to come out and play the right way. And hopefully, you know, we win every time when I come out and play that way. Coach Michele Carrea, che cosa è cambiata nella settimana dalla sconfitta a Mantova alla bellissima vittoria con Trapani? Ah, io penso che questa sia una fase in cui pochi giorni possono produrre cambiamenti, perché è una fase di costruzione di identità, una fase di costruzione di certezze, quindi le performance possono uscire molto buone, meno buone. Io penso che nella performance di Mantova non fosse tutto negativo, penso che ci siano stati dei momenti di buon basket, soprattutto nei primi due quarti. Il basket si fa in due, lo fanno i miei giocatori, lo fanno gli avversari. Penso che con Trapani si sia giocata una buona partita in attacco, penso che abbiamo mosso bene il pallone, siamo andati già a giocare tanti tipi di vantaggi e questo ci rende imprevedibili e rende difficile giocare contro di noi. Difensivamente continuiamo a avere dei momenti di calo. A proposito della trasferta, Stefano Salieri, continuerete, non voglio far svelare dei programmi, ma continuerete a non avere il secondo americano? Ma adesso quella è una cosa che diciamo stiamo definendo questi giorni qui, perciò anche diciamo è una scelta che dobbiamo fare, ma anche in funzione di tante varianti che ci sono, non ultime anche le condizioni fisiche, perciò è una valutazione che va fatta con calma, senza fretta, anche perché il campionato è lungo ed siamo appena agli inizi, perciò è una situazione ancora diciamo tutta in divenire. Comunque è stato un segnale importante quello di aver tesserato definitivamente dopo averlo, tra virgolette, provato durante la Supercoppa anche Dada Pascolo. Beh, Dada è un giocatore che non lo scopro certo io, è un capitale, oltre che tecnico, è un capitale a livello umano. Approfittiamo, visto che abbiamo parlato del campionato, ad osservare anche quella che è la situazione in classifica, che dopo due giornate, per quanto possa essere poco significativa, vede comunque al vertice per quanto riguarda il girone verde quattro formazioni, vale a dire Torino, Mantova, Udine e Cantù. A due punti con il gruppo Mascio Treviglio ci sono l'Urania Milano, Pistoia, sia l'UCC Piacenza che la Pallacanestro Piacentina, Trapani, poi a zero Casale Monferrato, Biella, Orzinuovi e Capodorlando, con la terza giornata che si disputa il prossimo weekend, cominciando proprio da sabato con Urania Milano Capodorlando, poi Trapani Mantova, Cantù Torino, Orzinuovi Casale Monferrato, Udine Biella, Pallacanestro Piacenza Pistoia e in contemporanea, sempre a Piacenza ma alla Palabanca di Piacenza, il match tra Assigeco e Gruppo Mascio. Michele Carrea, è comunque un'emozione particolare andare ad affrontare l'Assigeco?
Ma sì, adesso sono tante volte che sono tornato. È chiaro che ho vissuto un'esperienza sportiva lunga e significativa, quindi che mi ha lasciato tanto. Credo che la realtà dove andremo a giocare adesso è per molti aspetti diversa. Prima di tutto giocare in un campo diverso, le persone, i protagonisti del quotidiano sono in parte molto cambiati, ma sicuramente è un posto dove ritrovo ricordi piacevoli del mio percorso. Stefano Salieri, il modello campus è sempre una grande realtà per una categoria, per una società italiana? Beh, il campus intanto è il cuore pulsante, diciamo, della Sigeco, qui c'è tutto, e come modello penso sia invidiato da tanti, perché ci sono squadre di calcio che hanno, diciamo, che vanno per la maggiore, che hanno sedi e situazioni di questo genere. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un ambiente che ci regala tutto, perché qui veramente si può pensare solo a giocare, solo ad allenarci, e c'è anche un modello di vita, di crescita dei ragazzi. Salutiamo nel frattempo Stefano Salieri, perché il collegamento si è interrotto, capita anche nelle migliori famiglie. Allora adesso approfittiamo anche per dare uno sguardo al girone rosso, cerchiamo di dare veramente una panoramica più completa possibile sul campionato di Serie 2. Qui ci sono 5 formazioni a punteggio pieno in classifica, con Forlì, le due neopromosse chiusi in Ardò, Ravenna e Scafati, poi c'è Ferrara a 2 punti insieme a Latina e alla Stella Azzurra Roma, ancora 0 invece Chieti, Eurobasket Roma, Cento, San Severo e Fabriano, con Verona che dopo il recupero, o meglio dopo la prima vittoria, è salita da -3 a -1. Terza giornata per il girone rosso, che vede appunto lo scontro al vertice tra Nardò e Scafati, poi Forlì, Stella Azzurra Roma, Fabriano, San Severo, Cento, Verona, Ferrara, Ravenna, Latina chiusi e Chieti, Eurobasket Roma. Michele Carrea, è un livello questo di questo campionato di Serie A2, come lo giudichi dal tuo punto di vista? Io penso che agonisticamente la Lega 2 sia un campionato competitivo e molto equilibrato da tanti anni, un bel campionato. Penso che non è infrequente di vedere sovvertiti i pronostici sia sulla singola partita sia sugli esiti finali dei campionati, quindi questo rende il campionato da tanti anni imprevedibile. E quest'anno penso che l'elemento in più sia appunto che è un anno di rinascita di tutto, ma dello sport in particolare, e quindi alla bellezza del campionato si aggiunge appunto questa extra motivazione di un momento di rincontro col pubblico. Volevo chiedere, tra i giocatori, le motivazioni che possono essere quelli di apparire nella top 10 o magari essere nominati come migliori realizzatori, nello spogliatoio esce qualcosa di questo? Guarda, io ho l'abitudine di frequentare lo spogliatoio il meno possibile. Detto questo ti dico, la mia speranza è no, perché io penso che alla fine le squadre sono buone squadre quando l'io viene messo dopo noi, quindi la statistica individuale è sicuramente un qualcosa che dà soddisfazione, ma penso che l'elemento che debba spiccare in uno spogliatoio sia la gioia di una vittoria di squadra o la delusione per una sconfitta. Allora noi vediamo chi sono stati i due migliori realizzatori dei due gironi verde e rosso, augurandoci a questo punto che difficilmente o raramente ci possa essere un giocatore del gruppo Mascio.
Allora, siamo quasi in chiusura di questa prima puntata di Ora Basket Live. Lanciamo a questo punto il messaggio, o meglio, la sfida per quanto riguarda la partita di domenica. Quali saranno i temi tecnici del match del gruppo Mascio in quel di Piacenza? Ma io ripeto quello che ho detto sulle prime due partite, è una fase di costruzione. Io penso che gli elementi tattici siano in questa fase ancora abbastanza in secondo piano per quanto riguarda il nostro progetto tecnico. Il nostro passo in avanti deve essere da un punto di vista agonistico, da un punto di vista della capacità di stare insieme nei momenti difficili della gara e nella nostra capacità di avere un buon livello tensivo nella fase difensiva per tutti i 40 minuti. Poi chiaramente cercheremo di preparare al meglio la partita pensando anche all'avversario, ma sempre sullo sfondo dando priorità a quelle che sono la costruzione delle nostre dinamiche e delle nostre certezze. Presidente Mascio, un'ultima battuta: sullo sfondo dell'aspetto agonistico ci sono i tifosi, Lignano, la Supercoppa Lignano, Mantova, il Palafacchetti, il calore si fa sentire? Sì, i nostri tifosi, che io chiamo i nostri gladiatori, quelli che poi mi hanno portato anche ad avvicinarmi, uno degli elementi più importanti che mi hanno portato ad avvicinarmi in questo mondo. E anche domenica sinceramente è stata veramente un'ottima e una bella atmosfera. Ringrazio a tutti i nostri tifosi che ci sono vicini e ripeto, per noi è il sesto giocatore. Benissimo, siamo proprio in chiusura di questa prima puntata di Ora Basket Live. Ringrazio gli ospiti qui presenti, il presidente Stefano Mascio, il coach Michele Carrea. Ringraziamo anche il presidente di LNP Pietro Basciano, che abbiamo avuto in collegamento, Stefano Salieri, coach della Sigeco Piacenza, con il quale ci incontreremo anche domenica alla Pala Piacenza, per ricordare appunto l'appuntamento alle 18 di domenica alla Pala Banca di Piacenza per la sfida tra Assigeco Piacenza e Gruppo Mascio Treviglio. È il momento di ringraziare tante persone, perché voi vedete me davanti alla telecamera, ma c'è un grande gruppo che lavora per e che lavorerà per questa trasmissione, un progetto nuovo che è partito e che speriamo di poter portare sempre di più nelle vostre case, di voi appassionati di pallacanestro, della Serie A2 e dello sport in generale. Grazie a tutti e condividete con noi la nostra passione.